questa figura difficile da catalogare, secondo me, perché non è solo contadino colui che coltiva, è qualcosa che va oltre, qualcosa difficile anche da capire, perché c'è un fatto sociale, umano, secondo me adesso, e anche culturale, l'ho detto anche il sindaco. Cioè parlo di quel contadino che, e lo metto in relazione all'imprenditore agricolo, all'impresa agricola, e già quando sei imprenditore agricolo ti viene i brividi. Perché? Faccio questo dualismo, cioè l'imprenditore agricolo, la sapienza, metto in relazione, la sapienza del contadino contro, tra virgolette, diciamo, passatemi in termini, l'ignoranza, ma tra virgolette, dell'imprenditore agricolo. Cioè la sapienza del contadino che recupera dei semi, la sapienza del contadino che sa aspettare, la sapienza del contadino che, non so, è un vero baratto di vicinato, scambiava i semi, recuperava questi semi. Difficile mettere in relazione all'imprenditore agricolo, c'è questa distruttanza. Ma ancora, il contadino che appunto che sa aspettare, che ama la natura, la osserva, la ama, e il contadino che ama la natura ama anche a me, quindi io ho questo dovere verso il contadino, non solo perché mi nutre con dei prodotti sani, di quel contadino che lascia lì sul posto piante secolari anche se non danno rendito. L'imprenditore agricolo taglia le piante secolari, l'imprenditore agricolo di oggi coltiva pannelli fotovoltaici, è quello che fa. Il contadino, diciamo, come scopo principale era appunto questo, amare il terreno, amare la terra, amare la natura. È chiaro che l'imprenditore agricolo ha l'unico scopo, quello che Massimo Fini in un bellissimo libro chiama lo stretto del demonio. Al primo posto c'è il denaro. Ecco. E poi possiamo andare oltre, quindi l'attesa di quando pianta un seme, il contadino, di quando lo mette lì, il sapere aspettare il tempo giusto delle cose, il tempo giusto della natura, cioè sapere aspettare quel tempo che occorre perché un seme germogli, perché poi un frutto maturi, perché un cucciolo che poi nelle mani nasca, cioè aspettare quel tempo, avere quell'attesa, che tutto accada naturalmente e inesorabilmente. E quindi adesso consiglio una maggiore osservazione, una maggiore protezione, un maggiore, come posso dire, amore verso il contadino, una parola che in tempi passati magari dice che un contadino era quasi dispregiativo, cioè quello è un contadino, muore il contadino. Tu sei un contadino, e invece oggi bisogna tornare ad apprezzare e ad utilizzare questa parola, essere contadino, meno imprenditori e più contadino, meno imprenditori. E quindi poi c'è anche un fattore umano, un fattore sociale e un fattore culturale. Il contadino che guardava la luna, per mettere insieme, che aveva che tempo. Il contadino che in un certo senso tratta con l'eterno quando fa questo. Guarda la luna, attende e fa tutti i letti, tutte cose che vengono fuori. E poi, il comodo mio ha detto, lo faccio dire perché io non sono un contadino, quindi sono. E quindi era questo. L'amore, l'attenzione e quindi questo rapporto verso i contadini, andarli a trovare, parlarci, prima di prendere un prodotto dei contadini è bello parlarci, andare a trovare, farsi raccontare qualcosa. Prima se arrivava qualcuno, per il contadino l'ospite è sacro, quando arrivava qualcuno lo si portava in gallina, prima cosa si portava in gallina, ancora più prima di chiedere come si chiamava, lo si portava in gallina, si raccontava e poi magari volendo si poteva volendo un bravo qualcosa, quindi andare in azienda, andare su questi contadini, parlarci, farsi raccontare qualcosa, farsi raccontare la storia. C'è anche un discorso che è la memoria storica, non bisogna perdere la memoria storica.